Ciao, oggi ti voglio mostrare come velocizzare un video con iMovie. Sebbene sia un'operazione veramente semplice da fare, se non sei pratico con questo programma puoi fare un po' di fatica a trovare la funzionalità apposta. In più, ti voglio mostrare come fare a velocizzare solo una parte del filmato oppure far andare diverse parti del video a velocità differenti. Può sembrare complicato a dirsi, ma è veramente facile a farsi. Quindi, senza perdere altro tempo, iniziamo subito a vedere come si fa. Per questo tutorial voglio utilizzare il video di unboxing del mio MacBook Air, che tra l'altro è il computer su cui sto facendo il video. Per prima cosa apriamo iMovie e creiamo un nuovo progetto. Qui selezioniamo filmato. In questa schermata possiamo semplicemente trascinare il video che vogliamo velocizzare. Ecco qui, io lo trascino da qua. Ed eccolo qua che appare nella timeline. A questo punto, velocizzare tutto il video è veramente semplice e tutto quello che devi fare è semplicemente selezionarlo, andare qui sull'icona del tachimetro, cliccarci sopra e sotto la voce velocità cliccare su questa freccia verso il basso per aprire il menu a tendina. Qui puoi selezionare tra lenta, ovvero rallentare il video, veloce, ferma immagine e personalizzata. Se selezioni veloce, vedrai subito che il tuo video andrà più rapidamente. In automatico ti seleziona il 2x, ovvero ti imposta la velocità a due volte quella del normale, ma puoi selezionare anche 4, 8 e persino 20 per farlo andare velocissimo. Se guardi la durata del video qui sotto, noterai che essa cambia in base al moltiplicatore utilizzato. Adesso che siamo a 2x, infatti il video dura 2 minuti e 0,7 secondi. Se invece torniamo a quella normale, la durata passa a 4 minuti e 15 secondi. Ora, può essere un po' limitativo variare solo tra 2, 4, 8 e 20. Quindi, se vuoi cambiare la velocità a doppiacimento, quello che devi fare è selezionare personalizzata. Qui cambierai la velocità in percentuale. Se metti il 200%, il video andrà due volte più veloce. Se metti il 300, 3. Se metti 400, 4 volte più veloce e così via. Puoi anche impostare, ad esempio, 3,5 scrivendo 350%. Puoi aumentare la velocità praticamente all'infinito. Mettiamo ad esempio il 5000%, ovvero 50 volte più veloce, e vedrai che il filmato è passato da 4 minuti e 15 secondi a solo 5 secondi. A questo punto puoi direttamente esportare il video velocizzato andando su quest'iconcina qua, condividi, e poi selezionando esporta file oppure caricandola su YouTube, Facebook o anche inviare il filmato tramite mail. Però vogliamo portare il tutto a un livello leggermente superiore e vedere come fare a velocizzare solo una parte del video. Ad esempio, in questo filmato qua, la parte in cui rimuovo il nylon della confezione è un po' lunga e noiosa. Quindi voglio far andare solo quella più veloce, mentre tutto il resto del video a velocità normale. Quello che dobbiamo fare è ritagliare questa parte che vogliamo far andare più veloce, velocizzarla e lasciare tutto il resto normale. Vediamo come si fa. Per prima cosa riportiamo tutto alla normalità, quindi qui seleziono normale ed il video torna come prima. Adesso mi voglio posizionare nel punto in cui inizio ad aprire il cellophane. Ecco qui. A questo punto bisogna dividere il filmato. Io per semplicità uso la combinazione di tasti della tastiera di comando più B, ma quello che puoi fare è premere anche il tasto destro sul filmato e selezionare Dividi Clip. Il risultato è lo stesso. Ora andiamo nel punto in cui vogliamo far finire la velocizzazione del video. Eccola qua, proprio poco prima di aprire la scatola. Riclicchiamo con il mouse per selezionare, come vedi c'è questa linea piccolina che identifica il punto, e riprimiamo di nuovo comando più B oppure tasto destro e DVD clip. Non cambia niente quale combinazione usi, in quanto il risultato è lo stesso. Ed ecco qui. Adesso hai la clip divisa in tre parti, la parte iniziale, la parte che vogliamo velocizzare e tutto il resto. Ora, siccome vogliamo modificare la velocità di questo e farla andare più veloce, basta selezionarla e, proprio come prima, basta andare qui sul tachimetro, riandare su questa freccia qui e selezionare veloce oppure personalizzata. Mettiamo ad esempio di nuovo 350%. E come vedrai la clip andrà molto più velocemente. Partiamo da qui dove la velocità è ancora normale e passiamo alla parte velocizzata. Ecco qua. Ecco
Come vedi, questa sezione andava molto più veloce rispetto a prima. Mettiamo ad esempio 600% e come vedi va ancora più veloce. Così hai una parte noiosa, che dura poco e diventa quasi divertente. Puoi ripetere l'operazione tutte le volte che vuoi e dividere tutto il video in diverse parti, alcune più veloci, alcune più lente, tutte con una velocità personalizzata oppure fissa. Tutto sta a te e puoi fare quello che ti piace. Ad esempio, dividiamo di nuovo l'apertura della scatola, fino a qui, e facciamo andare questo 500 volte più veloce, anzi 300. Come vedi, qui torna a velocità normale. Insomma, non c'è nulla di difficile. Puoi ripetere l'operazione tutte le volte che vuoi e farlo infinite volte su ogni filmato fino a che non ottieni il risultato che più ti piace. Una volta che sei pronto, tutto quello che devi fare è andare sull'iconcina qua sopra per l'esportazione, scegliere Esporta file, impostare i vari settaggi, ovvero la risoluzione, la qualità e la compressione, e cliccare avanti. Piaciuto il tutorial? Hai ancora dei dubbi? Non esitare a chiederlo nei commenti. Il like è gradito, come anche l'iscrizione al canale. Grazie e alla prossima!